Amici ascoltatori, amiche ascoltatrici, buon pomeriggio a tutti da Stefano Tini. Stop Top Ten, riprendiamo questa trasmissione che è molto importante per noi che facciamo parte della radio, per noi conduttori, per noi speakers, perché ci dice quanti ascolti totalizziamo durante le nostre trasmissioni. È una trasmissione che torna dopo diverse settimane, siamo andati in vacanza, è una trasmissione che di solito facciamo ogni lunedì sulla settimana, non su quella precedente, ma su quella ancora precedente. Abbiamo però, in questo caso, e viste le festività, le vacanze che ci sono state, le festività che ci sono state, le vacanze che abbiamo fatto, deciso per quanto riguarda il mese di luglio, poiché quasi tutti i conduttori sono andati in vacanza, di ricominciare con questa prima puntata della stagione nuova, perché insomma noi calcoliamo la stagione, essendo questa una radio prettamente sportiva, soprattutto calcistica, la stagione va da metà tre quarti di agosto fino alla fine di maggio, inizio giugno. Allora, ricominciamo il programma Stat Top Ten, ma non prendiamo in considerazione essendo Stat Top Ten, poi significa che alla fine ci sono 10 trasmissioni e questa classifica speciale poi va dalla decima alla prima posizione, no? Dalla decima trasmissione, quella che ha avuto meno ascolti, si va poi a salire fino alla prima. Ecco, non essendoci state molte trasmissioni nelle settimane di luglio e di agosto, che cosa avevamo deciso prima di andare in vacanza? Avevamo deciso che quando avremmo ripreso questa trasmissione, lo avremmo fatto dando completo spazio al mese di luglio, quindi è una classifica delle 10 più ascoltate su Stap Radio, però anziché farla sulla settimana quella che di solito prendevamo in questione, la facciamo sul mese di luglio. Allora, quindi Stap Top Ten speciale dal 1 al 31 luglio, andiamo a vedere tutte le trasmissioni. Sono state 18 trasmissioni, nel mese di luglio ne abbiamo fatte veramente pochissime. Allora, venerdì 1 luglio, Stap Europei, c'erano ancora gli europei, trasmissione fatta dal sottoscritto e da Salvatore Sgro, 106 contatti. Domenica 3 luglio, Post Italia-Germania, Norberto Nicolai, 227 contatti. Lunedì 4 luglio, questa è la Lazio, conduttore Norberto Nicolai, 186 contatti. Poi Stat Top Ten, credo che sia stata l'ultima, il 4 luglio, riprendiamo praticamente oggi, del sottoscritto, 90 contatti. Giovedì 7, Fracalcio e Realtà, Norberto Nicolai, 296 contatti. Lunedì 11 luglio, ben 3 trasmissioni. Allora, questa è la Lazio di Norberto Nicolai, 203 contatti. Il Lotto di Fea, le Staffe Motori, quindi addirittura sono 4 i programmi, perché il Lotto di Fea, le Staffe Motori, che riprende questa sera con il sottoscritto e Cesilio Boccia, 97 contatti, e poi Fante Europei del sottoscritto con Emiliano Ginestrini e di Emiliano Ginestrini, 106 contatti. Abbiamo parlato dei vari fantacalci sugli europei. Poi giovedì 14 luglio, due trasmissioni, Fracalcio e Realtà parte 1 e Fracalcio e Realtà parte 2, entrambe di Norberto Nicolai. Sono la prima con ospiti, con determinati ospiti, la seconda con ospiti diversi. Hanno totalizzato rispettivamente 269 e 188 contatti. Poi venerdì 15 luglio, Lazio speciale Auronzo di Gadore, Norberto Nicolai, 91 contatti. Domenica 17 luglio, Let's Start at Full Blast, musica anni 70-80 straniera, Foxy DJ, 246 contatti, Minuto 91, speciale Crotone, Antonio Milano, 296 contatti. Lunedì 18, questa è la Lazio, Norberto Nicolai, 164 contatti, Il Ballo in Radio di Tony Mantineo, 381. Non so se Tony ricomincia proprio questa sera.
Comunque, Tony Mantineo, abbiamo detto 381 contatti. Poi giovedì 21 luglio, fra calcio e realtà di Norberto Nicolai, 308 contatti. Lunedì 25, questa era Lazio, Nicolai, 235 contatti. E giovedì 28 luglio, fra calcio e realtà, sempre di Norberto Nicolai, 223 contatti. Quindi Roberto, Norberto Nicolai a luglio c'è sempre stato. Quindi uno dei pochi che non è andato in vacanza. Mancavano tantissimi programmi, chiaramente, però insomma, se andiamo a guardare 18 programmi nel mese di luglio, 3.712 contatti in tutto il mese di luglio, pochi, perché di solito noi questo programma, ripeto, lo facciamo settimana per settimana, ogni lunedì andiamo a scandagliare, ripeto, non la settimana precedente a quel lunedì, ma la settimana ancora precedente al lunedì della trasmissione, e di solito facciamo 16.000, 15.000, 16.000, 18.000 contatti durante la settimana. Nel mese di luglio, visto che abbiamo avuto soltanto 3 o 4 trasmissioni, abbiamo fatto 3.712 contatti per un totale di 207 contatti a programma. La media è semplice, basta fare 3.712 diviso 18 e viene appunto 207 contatti a programma. Allora, la prossima settimana, prima di andare con la speciale Staff Top 10 del mese di luglio, la prossima settimana, e quindi parliamo del 29 agosto, vi daremo i dati circa gli ascolti che Spreaker, la piattaforma californiana alla quale ci appoggiamo per trasmettere, ci passa, i dati delle trasmissioni dal 1 al 21 agosto. E poi il lunedì successivo riprenderemo come sempre la trasmissione, quindi faremo poi settimana per settimana. Quindi ripeto, la prossima settimana, ovvero lunedì 29 agosto, io sarò qui e vi parlerò degli ascolti delle trasmissioni che sono andate in onda dal 1 al 21 agosto. Adesso andiamo con la speciale classifica con le 10 più ascoltate, partendo dalla decima posizione, programma di lunedì 11 luglio, questa è la Lazio, Norberto Nicolai, 203 contatti. In nona posizione, fra calcio e realtà, Norberto Nicolai, 223 contatti. In ottava posizione, Post Italia-Germania, Norberto Nicolai, 227 contatti. In settima posizione, questa è la Lazio di lunedì 25 luglio, questa è la Lazio, Norberto Nicolai, 235 contatti. Poi in sesta posizione, domenica 17, Let's Start at Full Blast, Fox DJ, 246 contatti. In quinta posizione, giovedì 14, fra calcio e realtà, parte 1, Norberto Nicolai, 269 contatti. E poi abbiamo, non essendoci la quarta posizione, abbiamo due terzi posti, quindi andiamo direttamente al podio con 296 contatti. Terzo in classifica, fra calcio e realtà, Norberto Nicolai, giovedì 7 luglio e minuto 91, speciale Crotone di Antonio Milano, ripeto, terze classificate con 296 contatti. Al secondo posto, fra calcio e realtà di giovedì 21 luglio, Norberto Nicolai, 308 contatti, e primo classificato per distacco, quasi 400 contatti, il ballo in radio lunedì 18 luglio, Tony Mantineo, 381 contatti. Dunque questa è la speciale Staff Top 10 per quanto riguarda tutto il mese di luglio. L'appuntamento con questo programma è per lunedì prossimo, 29 agosto, sempre alla stessa ora, intorno alle ore 14. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata da Stefano Tini. E attenzione perché oggi ripartono diversi programmi, per esempio il Lotto di Feal, Stappa Motori, credo anche il ballo in radio di Tony Mantineo, ma tra pochissimi minuti non mancate all'appuntamento perché parte Formula 1 Race, il sottoscritto con l'esperto di Formula 1, Basilio Villari. A tra poco.